Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, visto che me lo state chiedendo in tantissimi, oggi vi parlo di Cedric Soares, nuovo terzino dell'Inter. Me l'avete chiesto veramente in tanti, Sicca che ne pensi, Sicca che ne pensi su Instagram, eccetera. E quindi ho detto, vabbè, dai, ora gliene parlo. Però ragazzi, lasciate tanti mi piace se volete che vi spieghi anche, in base ovviamente alle ricerche che farò e appunto che vi cercherò di portare. Chi è il nuovo acquisto del Milan? Detto questo, Cedric Soares lo conoscevo già perché seguo la Premier League. Spero di non sbagliare pronuncia perché, ragazzi, sapete con le pronunce veramente faccio schifo. Anzi, se posso imparare, è sempre meglio. Chi è Cedric Soares? Giocava nel Southampton, è un terzino destro, è molto, molto veloce, molto rapido. Quindi ve ne accorgerete quando lo vedrete giocare all'Inter. Arriva per una cifra bassissima, cioè nel senso arriva per 500.000 euro. Ovviamente, se lo volete, poi andate a pagare il riscatto che è di 11 milioni di euro, che non è una cifretta. Attenzione, non è una cifretta perché poi andate a pagare 11 milioni e mezzo, che non è poco per un terzino che sì. Bravo, si sta facendo vedere, c'ha una bella esperienza a livello anche europeo perché poi qualcosina ha fatto, però ha giocato allo Sporting Lisbona e al Southampton, qui non è che abbia fatto la Champions per dire, ok? Detto questo, è bravissimo sia in fase di spinta che in fase di contenimento, ancora meglio in fase di contenimento, non è strabiliante nel tabellino, questo mettetevelo in testa, cioè nel senso ora magari arriva all'Inter e fa 6 gol, 5 assist, questo assolutamente non dico che non possa accadere, però fino a questo momento oggettivamente ha fatto un gol e due assist in questa stagione, non è pochissimo. Però non è nemmeno il giocatore che ti va a fare il salto di qualità a livello di tabellino, diciamo di tabellino. Ha vinto l'Europeo 2016 con il Portogallo, a quel tempo era il vice di Cancelo, in questo momento il tecnico del Portogallo gli sta preferendo, cioè lo sta preferendo a Cancelo, quindi in questo momento Cancelo con il Portogallo fa panchina e gioca Cedric Soares. Ovviamente, attenzione, questo non vuol dire che è più forte di Cancelo, no, Cancelo in questo momento è 10 Cedric Soares. Questo non vuol dire che Cedric non potrà diventare forte in futuro, però ovviamente Cedric è più funzionale per il gioco del Portogallo in questo momento e quindi lo preferiscono a Cancelo. Ha già 27 anni, quindi non è che arriva che è giovanissimo, che è una promessa, però ve lo dico sempre, secondo me un giocatore, sì, diciamo il culmine dell'età, il top, lo raggiunge a 29-30 anni in questo momento, nel 2019, quindi insomma può ancora carburare e arrivare al top, io questo assolutamente non lo nego. Non è un giocatore duttile che può giocare a destra, a sinistra, diventare come la maggior parte dei giocatori di adesso, lui può fare solamente il terzino destro. Però l'occorrenza, nel caso in cui Spalletti decidesse di fare un 3-5-2, può giocare laterale di centrocampo. Però perché? Perché c'ha anche questa, come posso dire, questo malus. Perché ragazzi, lui è molto forte in fase difensiva. Ok, spinge tanto perché è veloce, però la stragrande maggioranza dell'aiuto lo dà in fase difensiva. Il che è buono se pensate poi che Asamoah è dall'altra parte il titolare, quindi titolare, insomma, gioca Asamoah e quindi insomma bilanciano perché Asamoah è molto offensivo, non è nemmeno un terzino. Dall'altra parte c'è Cedric che è leggermente più difensivo. Stile per farvi capire un giocatore che già in Serie A che sta cercando di migliorare è un po' alla Malquit. Però Malquit qualcosina l'ha fatto già vedere in serie, ovviamente Cedric è appena arrivato e quindi voglio aspettare. Il Southampton l'aveva già pagato 7 milioni al suo tempo, al Southampton. Sinceramente non so perché l'abbia ceduto a 500.000 euro con prestito, con diritto di riscatto, perché fosse obbligo capirei, cazzo, mi metto in tasca 11 milioni l'anno prossimo, mi faccio una plusvalenza di 6, di 5 milioni diciamo sull'unghia proprio, poi vai a vedere, vai a scaglionare per quante stagioni è stato al Southampton, vai a fare lo si dice spalmamento, vai a spalmare, insomma, e capisci. Però oggettivamente, ragazzi, il Southampton non ho capito perché ha fatto sinceramente questa mossa. Bravissimo, bravissimo in fase difensiva, forse meno bravo nei duelli aerei, ma qui, ragazzi, importa poco perché poi c'è Skriniar vicino a lui che gli darà una mano e che le prenderà praticamente tutte. Tira tanto, segna poco, però tira tanto. E voi direte, ho capito, ma che tira a fase non segna? È buono perché ti crea la possibilità, ti dà l'occasione, poi ti trovi a tu per tu col portiere col pallone lì, che vuol dire che io tiro, il portiere me la para, perché ovviamente non è che poi sia una macina, almeno in questo momento, per quello che ha fatto vedere al suo tempo, non è un giocatore che te la mette al 7, magari il portiere ci arriva, poi il pallone resta lì e conosce dei cardi, che dentro all'area di rigore la butta dentro. Come operazione è un po' quella che fece la Roma con Jonathan Silva, poi la Roma non lo mise mai Jonathan Silva, non lo fece mai giocare. Diciamo è un po' così, prestito, diritto di riscatto, se voglio ti prendo, se non voglio non ti riprendo, mi serve un giocatore lì perché comunque mi serve da tappare il buco, quindi insomma l'operazione è un po' stile Jonathan Silva, però l'ha fatta Marotta e quindi è ausilio, quindi voglio aspettare perché sinceramente io dei Marotta, cioè Marotta raga, sembra brutto però ci vede veramente lungo, secondo me è uno dei migliori 2-3 DS al mondo, quindi cioè DS lui è AD, però nel senso è uno dei migliori a vedere talenti al mondo, quindi...
aspettiamo e valutiamolo. Detto questo, come voto voglio dare un 6 e mezzo per il momento, perché non mi sento di sbilanciarmi troppo, però non voglio tenermi nemmeno troppo stretto, perché le qualità ce le ha, fatto un colpo quasi a zero l'Inter, 500.000 euro per prendere un terzino, quindi ci sta. Fatemi sapere invece la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi dà più invito lasciare un mi piace, in caso di un dislike, ma spiegatemi il perché. Grazie per aver visto questo video, buon cielo, allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.